Questo Midland 77-800 mi sembra che è di Agostino, di Marsala. Questa è una radio che aveva prima l'involucro in pelle, aveva l'antenna esterna, era un portatile, praticamente si poteva usare sia come portatile che come fisso. Allora mi scrive qui, la radio non riceve sui 40 canali, da verificare se va in trasmissione e la modulazione. È scritto a mano qua e non riesco a decifrare. Da verificare se va fuori frequenza. Vorrei lasciarlo allo stadio originale con qualche watt in più e modulazione. Se possibile, da trimmer interne la regolazione. E che fai, Agostino? Poi lo apri, regoli, poi lo chiudi, poi che fai? Lo regoli di nuovo. A seconda dell'occorrenza, apri e chiudi. Le lascio il mio numero, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso preparo lo spinotto, perché c'è lo spinotto, come si dice, non mi viene, ma dai, comunque. Adesso preparo lo spinotto di alimentazione e poi lo proviamo, vediamo che succede. Allora esce la portante, ma non ha modulazione né audio né ricezione. Questo c'ha il microfono altoparlante, c'è l'altoparlante qua dentro, però non c'è niente. Quelli sono i watt. Ola, non esce niente. Prova, niente. Adesso lo apro e vediamo un po' se possiamo sistemarlo. Molto probabilmente è saltato il finale audio, che sto mandando un segnale con un generatore di segnale qua, questo qua. Il segnale me lo trovo qua, però ho messo l'oscilloscopio e non esce niente dentro. Quello non è il segnale. Adesso provo a cambiarlo, anzi prima vedo se gli arriva l'alimentazione, può darsi pure che non gli arriva l'alimentazione. Adesso vediamo un po'. Ho provato l'alimentazione, c'è sul piedino numero 1 qui dell'integrato. Adesso lo sostituisco, vediamo che succede. Sto cercando di tirarlo fuori, ma adesso mi sono accorto che c'è pure questo condensatore scoppiato. Gonfio. Molto probabilmente pure quest'altro. Hanno subito qualche danno. Adesso ricambio. Ho cambiato il finale di bassa frequenza. Ho messo pure il diodo di protezione perché è come se non ci fosse il diodo. E molto probabilmente l'integrato è saltato perché hanno invertito la polarità. Ora, all'uscita dell'integrato di bassa frequenza mi ritrovo adesso il segnale audio. Però non si sente nell'altoparlante che sta nel microfono, quindi adesso bisogna controllare pure quello. Infatti se io accendo adesso sull'oscilloscopio, adesso c'è, eccolo qua, sto alzando il volume, adesso me lo ritrovo. Però non c'è audio nell'altoparlante nel microfono, quindi l'altoparlante, il cavo spezzato, il connettore, controlliamo, tanto tempo ne abbiamo. E anche la modulazione esce in trasmissione, vediamo un po'. Ola, quella è la modulazione, però ola, da questo comprendiamo che il finale di bassa frequenza adesso funziona. Quindi bisogna vedere, adesso smonto il microfono. Questo qua, vediamo l'altoparlante che c'è dentro. Non c'è niente come altoparlante, io mo non mi ricordavo questo qui. Perché ne ho visto qualcuno in passato, ma che si ricordava come era concepito questo microfono normale. L'altoparlante non c'è qua, bisogna mettere quello esterno. Oh, mamma la mia mamma. Adesso vediamo. Che forse era nella custodia di cuoio che c'era attorno all'altoparlante. Io non mi ricordo adesso con esattezza. Allora, Agostino, adesso ti ho messo un altoparlante esterno
Questo te lo do in omaggio, te lo metto nella scatola quando lo spedisco. Poi quando ti arriva la radio, magari ti procuri un altoparlante con la custodia, con l'involucro esterno, perché non c'è altro sistema. Adesso cercherò di migliorare la modulazione e anche qualche watt in più. Vediamo un po' se ci riusciamo. Naturalmente la ciliegina ci mancava adesso alla fine. Il cavo. Pure il cavo qua. Mannaggia. Ho sistemato il microfono con i fili, ma è proprio il filo spezzato. Proprio il cavo spezzato. Mamma mia, quanti problemi che sorgono in continuazione con queste radio. Non devo cambiare il filo, devo vedere se lo trovo uno, perché se glielo metto nuovo costa un occhio della testa. Non lo so se ne trovo uno usato da qualche parte, ma vedo. Le vendono, costa più il cavo che il microfono. Guardate il microfono sistemato. Abbiamo cambiato il filo, ora bisogna rimettere in frequenza, perché pure fuori frequenza. Dovrebbe essere 27-225. E anche questo è fatto. Ho tolto il condensatore, ci ho messo un compensatore variabile, in modo che anche se in futuro si dovesse spostare in frequenza lo possiamo sempre sistemare. 27-225. Quindi adesso non resta altro da fare che cercare di aumentare un po' la potenza e anche la modulazione. Però siccome che si è fatto tardi, io adesso lo chiudo, cena e a letto. Domani se ne parla. Allora, la notte è passata tra sonno e micro risvegli, un po' di insonnia, però ci siamo svegliati bene questa mattina, quindi possiamo provare. Mettiamo un po' di luce per vedere. Eccoci qua. Allora, rispetto a prima abbiamo, sono 6 watt. Hola, 15-16 in modulazione. Hola, così possiamo dire di aver concluso. Ripeto, ho cambiato il cavo perché non serviva, ci ho messo il finale di bassa frequenza e ho centrato la frequenza cambiando il condensatore con il compensatore e alla fine qualcosa è venuto fuori. L'altoparlante ce l'abbiamo messo esterno, poi come già ho detto si può mettere uno di quelli con la custodia. Omaggio altoparlante, omaggio anche il cavo. Grazie per aver visto anche il video di questo apparato. Pure oggi vi auguro una buona giornata, grazie ancora.